Se volete acquistare crediti, potete passare su igvolt.it e con il codice DREAD avrete il 6% di sconto. Link in descrizione. La vita, si sa, è composta da sfide. Ci vengono date dalla vita o da situazioni quotidiane. Veniamo sfidati giornalmente a mantenere la calma, ma soprattutto a mantenere un aplomb giusto. Oggi andremo a studiare quella che è la psiche umana, la resistenza, ma soprattutto la mente fredda dell'uomo. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati su FIFA 20. Prima di iniziare vi ricordo ovviamente di passare da Around Red, che lo trovate qui. Quindi nel prossimo episodio, se questo video arriva a 30.000 like, ci sarà una grande sfida tra la macchina contro Just Ron. Incredibile, ma soprattutto dalla strana coppia. Io voglio sapere una cosa importante. Tu come ce l'hai? È pazzesco. È da qualche anno che non gioco molto a FIFA. Quest'anno però voglio proprio vedere effettivamente quante partite riesco a fare prima di impazzire totalmente. Avrete il rageometro, avrete le grafiche delle partite. Alla fine vedremo per quante partite mi sono incazzato, per quante mi sono lamentato, quante ne ho vinte e quante ne ho persi. In questo video vedrete ben 10 partite di FIFA 20. Ma perché 10? Voglio vedere effettivamente dopo 10 partite come sto fisicamente e mentalmente. Ma dato che questa è una serie, c'è bisogno del vostro supporto. Io spero che non sia il primo ed ultimo episodio. Infatti, se questo video arriva a 25.000 like, nel prossimo episodio andremo a farne 20, e poi in quello dopo 30, e poi 40, e poi 50, e poi 60, e poi 70, fino ad arrivare a 100. Lasciate un bel like al video, perché questa potrebbe essere l'inizio di una meravigliosa serie. E per una missione del genere potevamo affidarci solo a dei giocatori così. Direttamente dall'asilo, Donnarumma. Direttamente da Ficarra e Picone, Marcelo. Direttamente dal Bulldog Coffee Shop, De Ligt. Direttamente dal Braccio della Morte, De Vrij. Direttamente da Dachau, Pishak. Direttamente da Torlupara, Witzel. Direttamente dal Papete, Nainggolan. Direttamente dalle Favela, Casemiro. Direttamente dal Gabbio, Douglas Costa. Direttamente dal Terzo Rai, Hazard. Direttamente dalla Sex Academy, Lukaku. Bene, il team è pronto, la squadra è pronta, noi siamo pronti, voi siete pronti? Non lo so. Lasciate like e sarete prontissimi ad affrontare questa incredibile sfida e questo incredibile viaggio nella mia testa, nella mia psiche, nella mia resistenza fisica e mentale. Senza indugiare oltre, buttiamoci subito nel primo match. Castelvecchio, perfetto. Allora, come ho detto, io a questo FIFA ancora non ci ho giocato in realtà molto. Lukaku. Lukaku è un mostro. Romelu. Lukaku. Oddio, quello lì da solo. Hazard. Vediamo come se lo buggera. Lo buggera benissimo. Hazard in mezzo al lag. No, ma che fa? Guarda quanto è più veloce di me col pallone. Come faccio a fermare? Dio Douglas. Vai Romelu. Romelu, ma che fai? Ma vai di testa! Va bene, non si aspetterà mai questa. E infatti, reso terra lì sul secondo. Non ci credo, Torgan, che hai sbagliato. Ma dai, ma com'è possibile? Incredibile! 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 Fine primo tempo, 1-1. Meritatissimo, il gioco è stato giusto, devo dire. Questi in quanto cazzo stanno in difesa? Oddio, Raja! Raja! Lo stavamo mezzo schiacciando. Ottimo assist di Romelu, che per ora un gol, un assist. Dai, fammo sto 3-1, vi prego, raga. Ma nonna santa! 2-2. Godo! Godo! Guarda questo. Incredibile! Che assist! Può andare Douglas! O Douglas! 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 Ma si solo spinge! Ma che fai? La rimetti al centro! Porca zozza maledetta! Douglas può andare. Ancora Douglas. Bravo Douglas. Oddio. Non ci credo. Era passato in una maniera maiista. Bravo De Tacco, l'hai fermato. Tolisso. Ma chi è Zhang Yufeng? Ho giocato con Zhang Yufeng e non me ne sono accorto. Witzel da lì gol. Facile. Porca zozzalata. Il 90esimo scocca in questo momento. 2 di recupero che saranno 4 come in ogni partita di FIFA. Gol al 97esimo. Eccolo, eccolo, eccolo. Urco diavolo. Finisce qui il primo match. 2-1 per noi. Vittoria importante. Poco rage, devo dire. Sto con Zhang Yufeng a giocare. Ma perché? Ma chi l'ha messo? Manchester FC. Inizia qui il secondo match. La seconda partita del giorno. La prima l'abbiamo vinta. Siamo su uno storico di 1-0-0. Bravo Hazard, l'hai buggerato. Bravo Hazard. Hazard lì tira e segna. Perfetto. Pishek 1-0. Per potenziale di offside. Fuori gioco. Coito interrotto per noi. Vai Douglas. C'è Douglas. Perfetto per Douglas. Romelu vai al centro. Romelu vai al centro. Non so perché abbia fatto quella cosa. Volevo fare un doppio passo, ma fammo finta che so capace a farla. 20 secondi al termine. Calcio d'angolo fondamentale. Sempre Hazard che batte. Qua te prego. Guarda come sposta il portiere. Devo tirare in porta.
Sei solo! 1-0 fondamentale di script, di momentum. Cercato come non mai. La mette lui, Matis Delitto. Bacia la camera, saluto a casa. 1-0, e questa è la cosa fondamentale che bisognava fare. Il gol, ogni tanto lo script dal nostro lato. È anche giusto che sia così però. Secondo tempo, Douglas. Bello mio! Come sei bello quando fai ste cose. Ballerina. Non l'ha fatto. Col cucchiaio, spinf, attacca dal cazzo, 2-0. Manca un minuto al termine ormai di questo secondo match che si sta per concludere sul 2-0. A meno che Raja non decida di fare un euro gol da lì sotto al 7. No. Finisce qui il match, 2-0. Seconda partita, seconda vittoria. Terzo match, squadra meno forte delle altre, ma non per questo meno pericolosa. Inizia qui il terzo match. Vediamo lo stile di gioco di questo avversario, che potrebbe essere distrutto dalla potenza dell'Atletico Madrid. Bello? Bellissimo. E beh, è un gran gol. Non ci posso credere, raga. Cioè, i portieri cosa sono? Superman su questo videogame. Rieccolo. Perfetto per Hazard. Orca zozza ladra. Bravo. È un grandissimo gol. Sì, è Witzel. Questo è stato veramente un gran gol, eh. Questo è un bel gollettino, devo dire. No, il buco enorme. Ma che è? Oddio, l'ha presa. Non mi cambia giocatore. Gol su angolo. No, non è. Puoi partire Lukaku, anche se non sei velocissimo. Devi buggerare il primo. E lo fai. Lo buggeri il secondo. Puoi lanciare il tuo compagno. Ma che è finita l'inerzia dell'azione. Sotto al 7. Romelu! Lukaku dal nulla. 2-0 al 43esimo. Vabbè, raga, ma mi sa che queste 10 partite sono 10 vittorie. Va bene, fine primo tempo, 2-0 per noi. Secondo tempo inizia qui. Vediamo se riusciamo a fargli il 3-0 che... Mano. Il 3-0 che poi lo fa acquittare, lo fa andare dalla mamma a piangere. Raja ha fatto uno dei passaggi più incredibili della storia del calcio. E può andare Douglas. Si mette anche il pressing. Fuori gioco? Ma come l'ha visto? Ma come l'aveva visto? Vai Raja, puoi inserirti benissimo. Raja! A me piacerebbe segnare da calcio d'angolo, però... Tipo. Oddio, è quello lì? Fuori gioco. Come si fa? Giù, ok. Giù. 40 secondi al termine, io direi che qua possiamo anche spazzarla randomicamente nell'attesa del fischio dell'arbitro che potrebbe arrivare in questo momento. Terza partita, terza vittoria, di nuovo 2-0. Quarto match, già una squadra un po' più incazzosa che potrebbe dar fastidio, ma non abbiamo paura. Bene, quarto match, inizia ora. Vai Raja, santo cielo, è finita, go. Sì, vabbè, un miss, fuori gioco, godo. Porca zozza maledetta, oh. Godo. Ha scivolato da solo il gioco. Porco Dio, mi sta bombardando. Vai Douglas. No, è Casemiro. Casemiro, non sbagliate, te prego. Casemiro. È buona così. Santo Dio, sarà buona. Nello stretto. Nello stretto di Messina. Chi è Douglas? Che bello scambio. Questa l'ha sudata. Questa la sta sentendo. Ha rotto un joystick, credo. Forse è quello più importante insieme a Romelu. È molto lento, però è molto fisicato. È molto fisicato e quindi può rompere il cazzo. Decisamente. Vabbè, raga, ma tutto in verticale. Ma chi siamo? Il Barcellona qui. Douglas può andare. Ah, questa non la sapevi. Non sapevi nemmeno questa, immagino. Coglione! L'ha parata. Va bene, fine primo tempo, 1-0. Però va bene, ci siamo. Prego, fallo, Romelu. Vabbè, Romelu, dai. Sì, dai. Casualmente è rimbalzata lì il pallone. E allora sì, possiamo ripartire. E allora è perfetto per Casemiro. Questa ballerina di merda. Grazie signore Dio. Va bene così Case, va bene così. Te fai la finta? No, è passato. Mi sa che dopo questa ci abbandona. Primo rage quit, la quarta partita. Quarto match, Lollo Merck. Squadra scarsetta, devo dire. Nulla di che. Questo quinto match sarebbe fondamentale da portare a casa per almeno fare più vittorie che sconfitte. È che il problema è sempre fare il primo per fare in modo che tutti gli altri si sblocchino. Io Romelu. Vabbè, ragazzi. Ma non è un giocatore. Non è umano. Controllate il suo DNA. Romelu. Perfetto così. Ma raga, qua pressing subito così famo 2-0 immediatamente. No. Oddio raga, ma ho un portiere che è mortale. È andato a meno che
Tutto regolare secondo l'arbitro, va benissimo. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per noi come al solito, devo dire. Però vedi, stiamo rischiando un po' di più questa, eh. Let's go col secondo tempo di questo incredibile game. Allora Raja può approfittare del kick-off. Raja ha quasi approfittato del kick-off. Va benissimo Romelu. Whistle. Raja forse è in fuorigioco, forse no. Ma vedi la porta, non capisco niente. Porca madosca. Ah, raga, comunque questi giocatori quando diventano rincoglioniti diventano proprio rincoglioniti. Va, ma chi te l'ha detto di fare sto passaggio? Cioè, capito che non posso rubargli il pallone in difesa, perché lui sta perdendo. Porco due che ha preso. Oh no, oh no, all'ultima. Non all'ultima. Non all'ultima. Non all'ultima. Non ci credo, mi incazzo. Non so che dire, come giudicare questa partita. Va bene, il pareggio ci sta il pareggio. Ma buttiamoci direttamente al sesto match. Oh, santo Dio! Nulla è impossibile nel gioco del calcio, ricordatelo. Sesto match inizia qui. Oh, ah, raga, ma io, ma chi la devo passare qua? Ma ve volete, muove. Raja, ti prego, ti supplico, Raja. 1-0 per l'Atletico Madrid. Va bene. Che bella azione! Non me l'aspettavo neanche! Witzel, Axel, 2-0. Ah, il mio obiettivo era fare il terzo gol prima della fine del tempo, ma mi sa che... No, errore grave. Recuperato senza problemi, però. Ti prego. È una bella azione. Perché sprecarla? 3-0, e mo quitti. Potrebbe regalarmi un secondo tempo inesistente e d'asse questo. Bene, 3-0 per noi. Dominato totalmente. Secondo tempo inizia qui col 3-0 dell'Atletico. No. Bella chiusura. Oh, sì. Ce l'ha ancora lui. 8 minuti al termine, pensavo di riuscire a farglielo il quarto. E invece per ora no, ma in realtà c'è lì sul secondo Douglas pulito. Porco Dio, non ci credo. Ok, mancano solo 2 minuti di recupero. Ma che cazzo fa? Ma è pazzo. L'arbitro fischia alla fine. Questo sesto match finisce con un secco 3-0. Questo settimo match mi sa di difficile. Oh, vediamo se questo ci darà del filo da torcere finalmente. Se sta scaricando la telecamera adesso, non ci credo. Voglio bestemmiare, non ci credo. Voglio bestemmiare, non ci credo. Va bene, questo c'è bugera, Questo, oddio, questo ci apre. Questo ci apre, bisogna concentrarsi. Ho sbagliato, gliel'ho passata. Che culo! Quanto corre Felipe Anderson? Sta partita è più difficile delle altre, ragazzi. Romelu da lì. Ti prego, Romelu, che bel tiro! Raga, però schizzano, cioè scivolano. Io li sento proprio che scivolano. Scivolano. Guarda, Criso, gli dà un cazzotto in testa. Scivolano proprio sui pattini. 6 partite perfetti. Adesso sposto un comando, 6 ore. Io non gli riesco a togliere il pallone, gli passo 1 millimetro. Guarda quanto slittano, santo Dio! Sa che quitto io. Allora, al 5-0 quitto. Fa 2 passaggi, fa un filtrante, arriva in porta. Capito. Sigo. Pia sto pallone al 45esimo. Se ci fosse la possibilità del 3-2, invece no. Fine primo tempo 3-1, vabbè. Romelu, santo Dio, la stava per riaprire. Ci siamo, santo cielo! Bravissimo! Ti prego! Sì, così se l'è buttata dentro da solo! Via sto pallone! 3-2, raga, 3-2! Cambia sto gioco e parti! Madonna, ragazzi! Vabbè, raga, ma su, ma questa la andiamo a vincere! Occhio lì, occhio a perderla ora, occhio a perderla! Occhio a perderla. Romelu. Oddio. Raja, non sbagliarlo. L'ultima è sua, l'arbitro non fischia. Non ci credo. Oh!
Finisce 3-3. Settima partita, secondo pareggio. Ottavo match, tutti con Gabriel Jesus. Stanno Felipe Anderson, sempre le stesse squadre. Va bene, dai. Inizia qui il terz'ultimo match di oggi. Per ora ancora 0 sconfitte, ma non parliamo troppo presto. Bene, per ora ancora 0 sconfitte. Allora, anche prima stavamo sotto di 3 e l'abbiamo ripresa, raga. Ovviamente sono due partite completamente diverse, ma finché c'è Raja che fa questi intercetti pazzeschi, la mette sotto al 7. Niente. Ma la vuoi lasciare, Marcello? Ma se sei alto un metro in cazzo e la palla è alta 6 metri, ma perché te devi allungare? Guarda il 2-0 al terzo minuto di recupero. Guarda il 2-0 al terzo minuto di recupero. Incredibile, incredibile. Allora, secondo tempo inizia qui come prima. Due partite che è così, oh, ma te pare? Poi questa è in tumore, oh, ma guarda come gioca. Ma guarda come gioca, ti fa salire il nervosismo. No, invisibile. Let it go, let it go. Così, raga, è giusto così. Ma chi? Fai passaggi in difesa, i passaggi in difesa. Ma che devi fare? Costruire l'azione. Ma che cosa stai giocando? Che modalità è questa? Oh, non ce la fanno. Nazione di Cristo. Oh, niente, non vuole entrare il pallone. Ma Lukaku mica si rialza. Ma Lukaku cos'è? Un rinoceronte a cui hanno sparato. 3-0 per lui, vai a fare in culo. Penultimo match. Serie A abbastanza incazzata. Dei giocatori simili a miei, a Gigio. C'ha Raja, Douglas, Romelu. Quel Dybala lì selvatico mi entusiasma. Vediamo sto forcella che riesce a fare contro il Madrid. Che palle, oh, ma che è? Oh, so 3 minuti che c'ha il pallone. Non ho mai toccato la palla. Mai toccato la palla. Te prego, da solo! Sì, così! Sì, così! Lo schippo anche, non me ne frega un cazzo. Casemiro detesta, non lo voglio nemmeno rivedere. Beh, come l'abbiamo liberato, fra? Fuori gioco, ma me sta pia per culo. Come l'ha mangiato? Che ore so? Le 8:20, è tempo di cena per Witzel. Lo mangia vivo, non ce lo fa rivedere, quindi skip. Vediamo se ci fa fare l'ultima. No, l'abbiamo buttata. Niente, ultima azione per noi. Va bene, va bene, va bene. 2-0, fine primo tempo, penultimo game, ci sta. Le schiere, secondo tempo. Ma che cosa sta succedendo? Non detesta. Kevin Lasagna? Fammelo rivedere per... Zitto! Bravo Raja con questo kickoff, mi sei piaciuto. Occhio al traffico qui. Ha spazio davanti a sé. E la mette dentro. Volete sapere che è successo? Stava a cambiare la schedina della telecamera, ecco che è successo. Ecco che è successo. Ma che passaggio ha fatto Raja? Romelu Lukaku la chiude, 4-2. Sì, così, 4-2 per Romelu. Cioè, per noi, grazie a Romelu. Dai, quitta, sì, sono mancano 2 minuti. Puoi partire, Hazard. Corri, Hazard. Come non mai, sei più veloce di Chiellini, Hazard. Cito! Va bene così, 5-2. Easy. Finalmente ultimo match. Eccolo lì, l'albume Young che non volevamo. Il Madrilenos. Allora ragazzi, se questo ultimo match salta la telecamera è perché ho finito entrambe le batterie. Dato che sto registrando da 3 ore in questo momento. Anzi, 2 ore e 54. Che prego, andato. Pierre-Emerick albume Young. Mi sa che questo mi apre la testa. Sì, dai, selezionami un altro giocatore, FIFA. Tanto ne ho 11, puoi selezionare tutti quelli che vuoi. Ma bah, che cazzo fai? Ma... Però questo è forte, sono anche un po' stanco in realtà, devo dire. Anche 10 partite sono un po'. Cazzo, Cancelo contro Casemiro. Tietelo, Cancelo. Che bello! Ehi, la madonna, che merda. Vai, Romelu. Romelu l'ha sbagliata. Allora, fine primo tempo, devo dire che mi ha un po' aperto il culo. Ultimi 45 minuti di questa infinita maratona. Però metto un po' di pressing, un po' di offensiva. Ma mi cambia giocatore da solo questo gioco di merda. Dio. Stiamo giocando meglio il secondo tempo perché sto zitto e mi sto concentrando perché in questo momento. Guarda Cristo, guardalo dalla croce, eh. Mio Dio, Romelu ha sfiorato il miracolo al 13 dalla fine. Non scappare, Lukaku. Douglas! Non ci credo, ti prego, Romelu! Lukaku! 1-1, va bene, questa l'hanno rubata proprio. Occhio che adesso questo gioca a passaggini, fin quando non trova un pertugio lo troverà in tempo zero. Guarda, eh. Guarda.
gli ha fischiato il fallo. Rimango fermo e perché non ho... Qui la palla. E lui che fa? Si butta. Niente, è finita così. Finita così. 2-1. Voglio prendere a cazzotti qualcosa. 3 ore e 10 adesso, scattate in questo momento. Io spero che il video vi sia piaciuto. Non so quanto sarà durato. Volevo semplicemente vedere il mio stato fisico dopo 3 ore di FIFA. Dopo 10 partite di FIFA, devo dire che la mia soglia dell'attenzione è calata all'ottava partita. Proprio ho cominciato a sentire la bolla in testa. Quindi diciamo che 7 partite, reggo. 8 già sono complicate. Il punto di vista della rabbia. Posso dire che in realtà ti fa incazzare solo quando c'è da incazzarsi. Cioè, non sono capitate partite stronze, questo voglio dire, con script strani, cose strane, abbiamo fatto anche dei recuperi decenti. Quindi diciamo che sotto il punto di vista della resistenza, dall'ottava in poi sono impazzito. Sotto il punto di vista della rabbia, va da partita a partita. Sotto il punto di vista della stanchezza finale, posso dirvi che quest'ultima partita mi ha distrutto la testa. Noi sentiamo comunque nei prossimi giorni con dei nuovi video, spero che questo vi sia piaciuto. Bella.